This is Halloween. Ciao ragazzi da Grolollo 204 e come vi ho promesso, benvenuti nell'episodio speciale di Halloween. Ragazzi, questa è una cosa che ormai ha quasi una cadenza annuale, praticamente la sto facendo quasi ogni anno. Infatti, come ben avete visto, gli scorsi anni l'ho fatta tutta basandomi su io che andavo comunque a descrivervi comunque certi video che trovavo sulla rete, comunque un video a parte dove, diciamo, non vi facevo vedere la mia reazione in diretta. Ma cosa facciamo oggi? Video incredibile, andiamo a vedere la mia reaction a una compilation di video horror che adesso poi andremo a vedere. Però prima, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare anche un bel mi piace. E detto ciò, partiamo subito col video. Allora, come vedete, ho deciso di fare questo. Come vedete, è una compilation di video di TikTok in cui ci sono un sacco di cacciatori di fantasmi che fanno incontri davvero incredibili. Detto ciò, ragazzi, partiamo e speriamo, dai. Ok, tutto normale. Questo è un dosta, però. Però farei forse una cosa: abbasserei leggermente il volume, forse non troppo, però un pochino sì, lo abbasserei leggermente. Così, ecco. E allora, oddio, madonna mia, ma quel triciclo era proprio indemoniato. Il bello è che questi video di TikTok durano poco, ma un sacco di cose ci sono. Vabbè, qua se non sbaglio, ragazzi, la porta si è mossa. Sto cagando addosso come non mai, ragazzi. Pensavo una roba più rapida e indolore, invece no, cazzo. Ma poveri, ma poi questi ragazzi sono persone che, ma quanto rischiano andando in questi posti, a parte per queste cose paranormali? Ma ragazzi, è pericolosissimo, non fatelo mai, ragazzi. Vi consiglio, se volete farlo, se dovete essere insieme, dovete essere persone. La madò, per quanto è caduto a terra, ma ho visto tipo delle robe che gli stavano volando addosso. E si è pure fatto un botto male questo, eh. Ah, è un altro, è sempre lo stesso che non ho capito. Comunque ho una caga che è proprio qui, ragazzi, sul punto. La mia caga è sul punto di scoppiare proprio, ragazzi. Sto cercando di focalizzarmi bene nel video, eh. E con due la scrivania si sta muovendo. Però per ora niente di così, a parte gente che si muovono indemoniati come non mai. Però comunque, e il fatto è che, se avete notato, ragazzi, è una compilation dove ci sono tutti video arabi, come ben state notando. Però questi qua, ragazzi, vi assicuro che io ne ho visti un sacco di questi video. Sono davvero spaventosi, ragazzi. Ah, forse, non so se è il caso, ma dovrei abbassare forse una delle lampade, l'intensità. Per cui, ok, questa l'ho abbassata leggermente, per cui ripartiamo. Sembra che sta dicendo tante. No, ragazzi! Porco due! Allora,
Stavo per cagarmi addosso perché pensavo che fosse una persona. Invece no, ragazzi. Non è che... era un telo, praticamente, che è caduto. Porca miseria. La ilaha illallah. Il fatto è che se facevo questo video lo sapevo illallah. Che potevo schiattare. La ilaha illallah. Bismillah alladhi la yadur ma ismihi shay'in fil ardi wala fis samaa. Wa huwa as-sami'u al-'alim. يا جماعة صوت منتهي شهد si sente tipo una voce شهد ragazzi e non so se voi la sentite magari vi, se vi alzo il volume un po' dopo شهد però si sente una voce ragazzi sentiva come quella di una bambina ma che cazzo è successo ma tutte che si fanno male madonna giuro che ho come vi sto continuando a Bismillah. Dire una caga porco Bismillah. Bismillah. Chiaramente ragazzi se mi capiterà di dire di dire parolacce bestemmie così per gli spaventi chiaramente tranquilli ragazzi che ve le censuro porco due no ma porca miseria! C'era un coso, un... Lo stava seguendo, c'era... L'avete visto? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Io sono uno che mi controllo, però... Non è possibile controllarmi! Ma porco, no, che cazzo fai? Non andare! Ya habibi! Ammo! Che cazzo combini? Vai via! Ya had. Mannaggia Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puttanazza ragazzi. Porca puttanazza. Però secondo me è quella roba lì che fa sti rumori. Con due non vorrei. Allora ragazzi, se c'è un jumpscare, io mi cago addosso sicuramente, Potrei avere un infarto qui, mamma mia. Se succede... penso che direttamente muoio. Comunque, sti rumori, sti versi qua non mi piacciono, mi fanno davvero schifo. Porco due, lo sta seguendo! Quel coso! Quel coso così, cos'è? وليش جاي اصور انا مين انت شو بتعمل هون ليش هيك بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم شو فرقو سوه بسم الله نو ragazzi io sto per morire ragazzi ma che cazzo. Ma perché? Ma sbaglio ci ha messo il rallentatore? Con due, ma cos'è che è successo? Non ho ben capito. Perché ha fatto il rallentatore, ma prima non ho visto niente. Ma che cazzo? Porco due! Cos'è quello? Che cosa minchia è? Ah, ragazzi, allora... Potrebbe darsi che alcune cose sono false, ma se sono false, ragazzi, sono fatte davvero bene. Io vi giuro che mi stavo scacazzando addosso. Ma sto coso qua, cos'è? Un alieno? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, haggi! Haggi, haggi, haggi! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Che miseria! Che miseria! Allora, chiaramente, ragazzi, io direi di finirlo qua, ragazzi. Direi di finirlo qua, altrimenti mi cago davvero addosso. Chiaramente come dico sempre in ogni tanto qualche video horror che faccio ci sono un sacco di cose che sono finte. Però alcune anche se sono finte veramente sono davvero
riescono a davvero trasmettere un sacco di paura e diciamo che lo hanno fatto. Alcune clip sono state davvero strane. Tra l'altro, se avete notato, tutte registrate in posti, case abbandonate, decadenti, come avete visto. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di supportarmi. E detto ciò ragazzi, buon Halloween!